Ci siamo. È iniziato il 7° incontro mondiale delle famiglie con l'avvio del Congresso Teologico Pastorale Internazionale. Un parterre eccezionale di cardinali, vescovi, autorità, ma anche e forse soprattutto di famiglie. Presso il MICO di Fiera Milano City. Porta il suo saluto il cardinale Scola, l'arcivescovo di Milano. La famiglia, il lavoro e la festa lega tra loro gli aspetti principali della vita quotidiana di ognuno di noi, di ogni persona, ognuno di noi, ogni persona che è sempre in rapporto, in relazione con gli altri. La famiglia permette la comprensione e lo sviluppo delle due differenze costitutive dell'uomo. La differenza sessuale tra l'uomo e la donna e quella delle differenti generazioni. Introduce l'arcivescovo di Città del Messico, Norberto Rivera Carrera, poi, attesissimo, parla il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, e la sua è una riflessione guidata dal filo rosso della metafora della casa che è famiglia. La famiglia come unione più o meno durevole, socialmente approvata, di un uomo, una donna e dei loro figli, è un fenomeno universale, reperibile in ogni e qualunque tipo di società. Questa famiglia la collochiamo ora nell'interno di uno spazio, che sarà il mio simbolo. Si tratta della casa. Casa che ha muri, casa che ha fondamenta, casa che ha finestre. Tre, la prima quella del dolore, che tutti conosciamo, poi quella del lavoro, che ci apre agli altri, e quella della festa. Che cos'è l'immagine di Dio in noi? Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Parallelo. E a questo punto il parallelo prosegue e spiega l'immagine. Maschio e femmina li creò. Ecco dov'è l'immagine, la fecondità, l'amore coniugale che genera. Non per nulla una tradizione biblica della Genesi è tutta costruita sulle genealogie che per noi sono noiose, ma che in realtà vogliono rappresentare questo parallelo che c'è tra noi e Dio. Dio è il creatore, l'uomo e la donna sono i generatori e continuano la storia della salvezza. Con lo sguardo sempre rivolto a Dio, che con una frase magnifica pronunciata proprio a Città del Messico nel 1979 da Giovanni Paolo II, non è solitudine ma famiglia. Il nostro Dio nel suo mistero più intimo non è una solitudine, è una famiglia. Dal momento che in Lui ci sono la paternità, la filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore, lo Spirito Santo. Così, conclude il Papa, il tema della famiglia non è affatto estraneo all'essenza stessa divina.